Ciao a tutte ragazze e benvenute a questo mio nuovo video. Eh, oggi mi vedete, credo, un pochino strana per chi mi conosce perché sto indossando un rossetto, yeah! No, è un rossetto liquido. Non è il messo nel migliore dei modi, ragazze, abbiate pazienza, ma eh, questo tipo di ehm, prodotto è un pochettino problematico, soprattutto quando... Sono i rossetti liquidi così scuri. In ogni caso, per chi fosse interessata non l'ho preso qui con me, ma ehm, ho passato la matita e il, la tinta liquida ehm, in abbinato eh, della Makeup Revolution nella colorazione Royal. Eh, questo video ehm, è un video, una tipologia di video che ho visto un po' in giro su YouTube eh, e che mi piace tantissimo guardare, quindi ho deciso di eh, proporvela se vi interessa. Eh, siccome sono in questi giorni nel l'andare a eh, diciamo rivedere un attimino tutta la mia beauty collection, quindi tutti quanti i prodotti che ho, eh, magari cosa mi manca, cosa devo acquistare, diciamo, rivedere un po' le mie scorte. E ho pensato di fare un video sulla mia beauty collection, eh, un video che sarà diviso in diverse puntate, non sarà un video le mie scorte in generale, ma sarà un video eh, saranno diversi video mirati. Eh, in questo caso la prima cosa che vi faccio vedere perché diciamo la più ordinata per gli altri un attimino un poco ho bisogno più di tempo è quella dei bagnoschiumi eh, quindi andrò per categoria bagnoschiumi shampoo, eh, balsami e maschere eh, non lo so e livin Odoranti, ehm, creme viso, seri viso, eh, detergenti viso e cose del, quindi cose del genere. Eh, io tengo qua in questa scatolina che vedete qua eh, alle mie spalle accanto a me ehm, tutti quanti i miei bagnoschiumi. Eh, la scatolina, ragazze, non è così tanto piccola come sembra, è pesantissima, ragazze, vi faccio vedere ed è piena di bagnoschiumi, ovviamente. Eh, diciamo che eh, non ho proprio bisogno di, um, di ordinare questo, um, eh, questo box, ecco perché ve lo faccio vedere. Questo box per chi fosse interessata l'ho comprato eh, quando sono scesa in Italia a luglio da eh, Tiger eh, a circa 8 euro credo. C'erano diversi colori e eh, io questo qua l'ho comprato per contenere appunto tutti quanti i prodotti eh, che avevo comprato. In Italia, eh, mia madre me lo ha eh, appunto poi spedito in un pacco, eh, diciamo che vi dico che non ve lo consiglio moltissimo perché è fatto eh, è trapuntato in questo modo: eh, poi ha del fil di ferro per diciamo mantenere la forma. Ma eh, per quanto riguarda, ad esempio, i eh, eh, propri bordi mi si è un pochettino sfaldato. Eh, sicuramente è perché per via, appunto che è stato spedito, quindi eh, del. Um, Scusate, perché praticamente sono da front di fronte alla finestra perché la luce fa schifo. Eh, eh, io sono a piano terra, quindi eh, questa finestra sfocia sul parcheggio e di fronte ho altri, eh, altre persone eh, con appunto le finestre aperte, quindi magari vedono me che parlo col cellulare, però fa niente. Eh, vi dicevo, ehm, dicevo appunto che non ve lo magari eh, mi si è sfaldato il box perché eh, ha subito appunto un viaggio eh, di una settimana, quindi sicuramente per questo, però sono molto comodi e molto carini questi cestini. Box quindi ve li consiglio di comprare. Eh, andiamo subito: eh, quindi, questo sarà il primo video della mia beauty collection eh, con il tema dei eh, bagnoschiumi. Eh, allora, vi faccio subito vedere mh, due: tre bagnoschiumi. Sì, tre bagnoschiumi che ho eh, comprato eh, in un set. Ehm, allora, vi anticipo ragazze che, per quanto riguarda i bagnoschiumi, io non faccio tanto caso all'Inci, essendo prodotti a risciacquo. Quindi vedrete sia bagnoschiumi bio che bagnoschiumi non. Solo per piccola premessa. Allora, ho eh, questi tre eh, mini eh, bagnoschiumi. Eh, bagnoschiuma? qualcosa del genere comunque eh, questi qua della linea Mix and Fits li ho comprati in un grande set su, um, da Super Drag. Eh, questo qua è il Pink Fits eh, non so bene ragazzi i gusti poi questo qua è il Pigna Colada quindi sarà di cocco e infine ho anche il Daiquiri eh, il Daiquiri quindi sarà di saprà di frutto della passione e mango ma ah sì, qua c'è scritto mango e frutto della passione, eh, mentre questo qua non c'è scritto niente, non c'è scritto niente. Comunque questo qua sì, eh, e io amo, amo in assoluto il mango ragazze, lo adoro. Eh, è il frutto della passione anche, eh, tutti quanti questi eh, frutti esotici mi piacciono tantissimo. Poi andiamo avanti, uh, pesco random ragazze, ho uh, questo ultra dolce alla crema d'avena e mandorla dolce, un altro ultra dolce all'olio d'argan e camelia, poi come ultra dolce ho finito. Poi ho il. ho tre bagnoschiumi del Giardino dei Sensi. Questo qua, alla Orchidea Romantica. Ragazzi, questo qua, ho provato la crema corpo. Questo non è della linea bio del Giardino dei Sensi. Però questa profumazione, ragazzi, mi fa impazzire. Quindi, nel caso vogliate provarla e non badate magari tante prodotte a risciacquo all'Inci, io vi consiglio assolutamente di prendere questo prodotto. Io, appena l'ho visto, l'ho comprato immediatamente, ragazzi. È buonissimo e poi ho eh, i due bagnoschiuma invece della linea Ecobio, quello là alle bacche di goji e quello là all'avena, questi due appunto certificati ICEA. Già non so più dove mettere i prodotti, ragazze. Poi ho un bagno schiuma della Omia, questo qua all'olio di argan, scusate l'etichetta, ma eh, questo mi è stato spedito da mia madre e nel pacco purtroppo si era disperso uno shampoo, e mi ha un attimo cancellato l'etichetta. Perché erano a contatto vicino stretto. Eh, comunque, questo qua non contiene eh, SLS, Parabeni, Coloranti Sintetici e Glicole Plopilenico. Eh, questi qua io li adoro. Ho provato la linea all'olio di Jojoba, e eh, ragazze eh, mi piace da impazzire. Eh, quindi, adesso ho voluto cambiare e prendere questa profumazione all'olio di Argan. Poi ho uh, comprato, comprato uh, questi due, che spero non siano come il terzo che ho provato, della Natura Verde Bio, questi li acquistati da, da Ticotà, uh, questi due doccia schiuma, uno alle bacche di goge e l'altro all'ulivo e al fordaliso. Uh, io ho provato la terza variante che era all'argan e ai fiori d'arancia non mi è piaciuta per niente, non mi è piaciuta la consistenza, non mi è piaciuto il profumo, non facevano schiuma, quindi mh, spero che questi due... Eh, ahimè, le ho nelle scorte, li dovrò utilizzare. Poi ho eh, come mini size. Ho, eh, questi due soltanto credo come mini size si sì. eh, ho eh, questo qua della Biolist natura l'azione tonificante al tè verde shower gel da eh, 100 ml che questo preso da dico da pochissimo e poi ho quest'altro della ecos bagno doccia con estratto d'agricoltura biologica di malva sempre 100 ml sono scocciati, ragazzi, perché sono tutte cose che mi ha spedito mia madre che ho acquistato io eh, con spedizione in Italia perché non, non c'era la spedizione qui in Inghilterra e poi mia madre mi ha rispedito. Poi ho due prodotti della So Bio Ethic ed ho due bagnoschiumi. Questo qua al latte d'asina che sono curiosissima di provare, ragazze. Questo qua proprio davvero tantissimo. Ho sentito parlare benissimo di questa linea al latte d'asina, di, eh, diciamo in generale. Quindi ho voluto prendere il bagno schiuma. E poi ho anche questo qua alla vaniglia di Tahiti, sempre bagno schiumi. Io questi qua li presi allo Chan eh, a circa 5 euro l'uno, eh, quindi non proprio economicissimi per un bagno schiume, per essere da 3. 100 ml quindi mi sono voluta passare lo sfizio, mettiamola così. Poi ho preso da Ticotà il gel doccia al tè verde della Winnis Naturel. Uh, poi ho preso da Ticotà uh, questo bagno doccia all'olio di mandorle dolci dell'Erboristica di Atenas. Eh, poi ho preso sempre da Tigotà, no, questo qua l'ho preso nella catena di supermercati per Famila. Questo bagno schiuma della Omnia Botanica alla eh, rosa moscheta. Questo è un prodotto bio. Eh, poi ho preso, eh, tutti quanti i prodotti che ho preso qua, ho preso questo qui in un set, il bagno schiuma al monoide Tahiti. Questo qua lo utilizzerò più in là diciamo, perché è una profumazione prettamente estiva. Poi, come due prodotti strani, dalla consistenza strana, ho preso eh, l'olio lavante al, ehm, all'olio di Argan, no, allo, sì, all'olio di Argan della Dove, quindi l'olio la, lavante. Poi ho preso della Nivea questa Silk Mousse, questa mousse eh, lavante, eh, so, appunto sotto la doccia, eh, da 200 ml, quindi questa consistenza un po' strana e poi ho preso tutti quanti ragazzi bagnoschiuma palmolive che è una marca che mi piace tantissimo ho preso della linea diciamo basic questo qua eh, alla eh, camelia credo sia no all'orchidea scusate questo qua all'orchidea e poi ho preso tutti quanti ehm, tutti quanti bagnoschiumi di linee particolari ho preso questi due della linea eh, di una linea eh, credo mh, eh, non permanente eh, e ho preso questo qua So Tempting col Poppy praticamente l'orchidea mi sembra di ricordare eh, e poi c'è questo qua Bisensual, Sensual con Alliris eh, mi hanno catturato tantissimo questi packaging veramente, veramente mh, sensuali e particolari e poi ne ho quattro eh, di, eh, sempre della Palmolive di diverso appunto tipo e c'ho il eh, questo qua Aroma Moments Palmolive, il Phil Glamorous, eh, e questo qua è al frutto del al frutto allora al blackberry, quindi è al mora, eh, vaniglia e frutto dra dragon fruit. Poi ho questo qua che è il SO Relaxed, questo qua è all'olio essenziale di lavanda, liang-lang e cardamomo. Questi qua comprati um, un pound ciascuno, è proprio poco. Poi c'ho questo qua che è molto particolare, è il Feel the Massage. E praticamente all'interno di questo prodotto, non so se li vedete, ci sono tanti eh, granulini trasparenti, tipo palline trasparenti. Ed è un eh, gel doccia rigenerante esfoliante eh, ai sali del marmorto con aloe vera e acqua di menta quindi molto rinfrescante e ehm, scrabbante dovrebbe e infine l'ultimo che è questo qua, il So Sweet eh, questo è, scusate ma sto leggendo qua eh, le fragranze alla rosa, mandorla e eh, questo eh, Roibos, che non so cosa sia comunque queste cose qui questa mh, cosa sbriciolata qua non so cosa sia Comunque rosa mandorla molto dolce, sarà una fragranza dolce. E niente ragazze, ho finito. Questi qua sono tutti quanti i miei bagnoschiumi. Ora li contiamo insieme. Sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ragazze ho ben 28 bagno schiumi, quindi diciamo che eh, non avrò problemi di eh, bagno schiumi per eh, un bel po'. Eh, niente ragazze, spero che questa tipologia di video vi piaccia. Fatemelo sapere nei commenti eh, e io continuerò con tantissimo piacere a fare questo tipo di video. Adesso vi mando io un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!